Ritrovati dalla redazione di Napoli Magazine. Pesante assenza in casa Napoli in vista della sfida di domenica sera contro l'Inter, decisiva per la qualificazione in Champions League. Ai partenopei basta un punto per l'accesso al sogno. Assente anche Mascara, anch'esso fermato dal giudice sportivo. In attacco dovrebbe giocare Lavezzi nel ruolo di prima punta, con il duo inedito Hamsik Zuniga alle sue spalle. In difesa Aronica ha favorito su Ruiz. Nell'Inter dubbi legati a Schneider e a Stankovic, entrambi out durante la gara di Coppa Italia. Attacco con Milito e Eto'o Negatomo confermato all'esterno di sinistra. Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, parla alla vigilia della sfida con l'Inter, affermando che contro il Lecce si è fallito un match point per l'accesso diretto alla Champions e che quest'estate era considerato un sogno anche da parte dei tifosi. Il percorso va visto secondo questo punto di vista e non bisogna dimenticarlo. Si è perso anche per la prudezza di Shevanton, ma ora ci si augura di centrare questo traguardo al San Paolo. Domani è una partita fondamentale, prosegue il tecnico azzurro, e si affronta una grande squadra come l'Inter, che gioca molto bene ed è in forma strepitosa. Il Napoli ha fatto tante partite ed è andato più avanti di tutte le italiane in Europa League, per cui reduce da una serie infinita di impegni. Secondo Mazzarri ora c'è una stanchezza più mentale e psicologica che fisica. Basta poco nel calcio moderno per perdere i punti. Il Napoli ha avuto tanti punti di vantaggio sulla squadra e inconsciamente ci si è rilassati, continua Mazzarri. L'Inter ha bisogno di un punto per festeggiare il secondo posto. L'importante è soffrire il meno possibile. Il presidente De Laurentiis considera Mazzarri il miglior allenatore possibile e il tecnico azzurro in questo caso lo ringrazia. Inoltre considera i tifosi intelligenti che capiscono le cose da soli. È una cabalcata che dura da due stagioni e ci si può essere un'occasione bella per esultare tutti insieme. Sul futuro Mazzarri è lapidario. Tutti gli intenti vanno concentrati sulla partita. A fine campionato ci si siederà a tavolino con serenità con la società e si parlerà. Tutto qui. Nel calcio ci si può benissimo sempre migliorare e le cose sono state fatte benissimo. Lavezzi ha parlato di un rimpianto, la mancata vittoria dello scudetto e ora il sogno dei sogni è la Champions. E ci si è arrivati, le prime tre fanno le fasi a gironi. Certo, lo scudetto ha un sapore particolare, continua Mazzarri, ma questo piazzamento è comunque importante. Domani non ci saranno Cavani in Mascara, molto probabilmente si prevede Zuniga nel tridente offensivo, conferma il tecnico azzurro. È un eclettico, gioca a destra e a sinistra. Durante la partita si potrebbe partire con un centrocampista in più e lasciare spazio ad Hamsik e Lavezzi in corso d'opera. Comunque, a Mazzarri ci tiene a sottolineare che domani sarà un evento storico, poiché è da 21 anni che il Napoli non fa la Champions ed è tempi di Maradona che non succede. È qualcosa di straordinario e importante, soprattutto per i tifosi. L'incertezza delle panchine, continua il mister azzurro, è un fenomeno generale. La situazione ormai è questa. Allenatori sicuri del posto sono pochi. I contratti, si parte con un'idea, poi c'è un percorso che influisce tanto. Con Mazzarri invece sono una botte di ferro. È con queste parole che il presidente De Laurentiis prova a ricucire lo strappo con il suo allenatore, aprendo il fronte dei nuovi scenari per il futuro. In attesa con la sfida con l'Inter e la gara che può regalare la certezza matematica all'accesso diretto alla Champions, il numero uno azzurro pronuncia frasi che aiutano a rasserenare l'ambiente in un momento delicatissimo. Il discorso sul destino dell'allenatore è rinviato a martedì, giorno in cui si incontreranno società e tecnico per mettere la parola fine. In un modo o nell'altro la questione che va avanti ormai da settimane. Basta un punto domenica sera contro l'Inter per conquistarlo. Il Napoli potrà contare sull'apporto di 60.000 persone pronte a rendere il giusto tributo alla squadra per la straordinaria stagione. Ma veniamo alla probabile formazione di Napoli Magazine, che prevede un 3-4-2-1 con De Santis, Campagnaro, Cannavaro, Aronica, Maggio, Gargano, Yebda, Dossena, Zuniga, Hamsik e Lavezzi. Questa era l'ultima notizia. Paola Rendina, napolimagazine.com.